Notizie della penombra e parliamo di sanità. Il sistema liberista a suo tempo ci è stato propinato nel concetto di concorrenza, libera concorrenza. Questo avrebbe dovuto portare a migliorare i servizi, a fare in modo che fossero sempre meno costosi, quindi riduzione di spesa. La concorrenza doveva portare benefici a tutti i livelli, doveva significare risparmio e maggiore efficienza. È successo così? Non entro nelle vostre tasche e non entro neanche nei giudizi che stanno dando i pendolari sulle attuali ferrovie rispetto alle vecchie ferrovie dello Stato. Né entro nelle tasche di chi deve pagare i premi assicurativi. Per quanto riguarda la sanità, il discorso non è stato impostato in maniera diversa. A metà degli anni 90 si è fatto lo stesso discorso. Le aziende, divise fra aziende ospedaliere, aziende territoriali, eccetera, si trovano a essere concorrenziali. Bisognava premiare quelle più brave, quelle che attraevano pazienti, e finire per penalizzare quelle che i pazienti li perdevano. È successo così, non so dirvi nemmeno questo. Ma il liberismo ha creato anche delle distorsioni importanti che ci stanno costando molti soldi, ed è bene che qualcuno ci pensi a queste distorsioni. La situazione che viviamo nella provincia di Pordenone è emblematica per spiegare questa cosa. Noi ci troviamo con un'azienda ospedaliera e un'azienda territoriale, separate, con budget separati, soldi separati, casse separate, tutto separato. Bene, che cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, che l'ospedale dà i farmaci ai propri pazienti comprandoli dalle ditte farmaceutiche attraverso una gara d'appalto. E le ditte farmaceutiche, cosa strana, danno agli ospedali i farmaci a prezzo stracciato. Come mai, vi chiederete? È così importante? In fondo un ospedale che cosa ha? 500, 700 pazienti per volta, un medico di famiglia ne ha 1500, uno solo. Beh, ho già accennato in passato come le ditte farmaceutiche stiano attraversando un bruttissimo periodo. Non hanno prodotto ultimamente molecole più efficaci di quelle vecchie, cioè, e queste hanno già il brevetto scaduto, e quindi si trovano in mano farmaci che vogliono vendere, farmaci molto costosi, mentre invece a fronte dei risultati vanno ancora benissimo i farmaci più vecchi. E allora come fanno a rientrare nel mercato? Proprio così, alle gare per il prontuario farmaceutico partecipano fornendo i farmaci a prezzi stracciatissimi, quasi zero. Cosa succede successivamente? Succede che quindi il medico ospedaliero prescrive questi farmaci molto costosi e spesso cura un paziente che potrebbe curare con un farmaco, chiamiamolo 500, con un farmaco che è Rolls Royce. Tanto la spesa dell'ospedale è sempre infima. Il medico ospedaliero non è stato purtroppo catechizzato in maniera efficiente dai direttori generali su quello che è il concetto di ricaduta di spesa farmaceutica complessiva. Una volta dimesso il paziente arriverà in mano alla carta, una carta, la carta dell'admissione al medico di famiglia, il quale poveraccio trascriverà i farmaci utilizzati e con qualche parolaccia aggiuntiva dirà: ma perché questi hanno prescritto questi farmaci che costano 3-4 volte più dei farmaci che io uso abitualmente e che hanno la stessa efficacia? Proprio perché bisognava inculcare anche i medici ospedalieri il concetto di responsabilità prescrittiva, cosa che non è stato fatto. Allora io vi dico che attualmente dagli ospedali escono pazienti trattati con farmaci che costano 24, 27, 30 euro per ogni mese di terapia, quando potrebbero con la stessa efficacia essere curati con farmaci che ne costano 8, 9, 10 euro al mese. Quindi oltre il doppio, fino a 3 volte della spesa. E un paziente che globalmente potrebbe essere trattato con una trentina di euro al mese viene trattato con farmaci che
complessivamente arrivano a costare 70-80 euro al mese. L'industria farmaceutica entra nella gara ospedaliera, ottiene il modo di entrare nel prontuario dell'ospedale, induce poi una spesa del territorio. L'ospedale risparmia 10, perché in fondo i pazienti sono quelli, il territorio spende 1000. Una distorsione notevole, una distorsione che non deve accadere neanche in un concetto liberista. E allora, attualmente si sta parlando di una gara unica nazionale per quanto riguarda l'appalto farmaceutico, la gara d'appalto per il prontuario farmaceutico ospedaliero, unica gara per tutti gli ospedali del territorio nazionale. La mia opinione? Nessuna gara. Che i farmaci ospedalieri siano simili a quelli che vengono proposti in prima battuta dai medici seri del territorio, che il personale ospedaliero risponda delle scelte terapeutiche che fa direttamente, facendo una prescrizione prima all'atto della dimissione, in modo che si veda chi è stato il primo prescrittore di questi farmaci, che i direttori di reparto divengano i responsabili della spesa del proprio reparto e che quindi si comincino a creare delle medie di spesa. Nella mia pratica personale io posso dire che l'ospedale induce quasi il 50% della mia spesa farmaceutica complessiva. D'altronde, come spiegare al paziente che vuoi cambiargli il farmaco perché quel farmaco che ha usato nell'ospedale durante la degenza è solo inutilmente costoso e non è migliore di quello che puoi proporgli tu e che costa un terzo di quello? Il paziente vuole essere curato al massimo e lo ritiene un proprio diritto. È un diritto che invece deve essere filtrato dalla conoscenza scientifica e dall'applicazione corretta scientifica. Quindi nessuna gara, responsabilizzazione dei medici, responsabilizzazione del personale sanitario, compresi i direttori generali, cominciamo tutti a risparmiare e superiamo un concetto liberista che ormai molti stanno dando per defunto.